Professor Serafino Di Loreto, un dato sconvolgente, 98% dei conti correnti è irregolare. È un dato che ha sorpreso anche noi. Sapevamo che c'era tanto da dover scoprire, ma non così tanto. E il brutto è che tutto ciò cade in un momento in cui c'è tanta crisi nel mercato, dove gli ordini delle aziende non li hanno, dove tante aziende hanno chiuso, dove tante aziende hanno licenziato e ridotto pesantemente il personale. E quindi già il fatto che fanno fatica a ricorrere al credito perché le banche non elargiscono finanziamenti, il fatto stesso di non avere in tasca quei soldi che non è stato corretto che gli siano stati illecitamente presi per anatocismo e usura nel corso degli anni e pesantissimamente negli ultimi 3-4 anni proprio in concomitanza con l'aggravarsi della crisi finanziaria, ha dato e sta dando il colpo di grazia alle aziende produttive. E qui siamo nel Palazzo della Provincia, a Bari, una nobile città, dove siamo ospiti in qualità di fondazione perché abbiamo svolto questa ricerca e questa analisi su 170.000 rapporti bancari e finanziari. E qui ci sono tra le migliori e più famose menti giuridiche d'Italia per competenza e per aver condotto anche delle inchieste importanti a tutela dei consumatori, a tutela delle aziende e comunque contro l'usura. E il fatto di essere ospiti qui noi piccoli, ma portando i nostri dati, speriamo di portare un contributo affinché loro signori che hanno questa grande competenza e capacità o interpretativa ed eventualmente applicativa, perché sono rappresentanti della società civile e della magistratura, oltre che delle professioni come Confapi, che è l'organizzatore dell'evento in termini ufficiali, si possa ricavare un dato per cui possano rendere sempre più e meglio giustizia per un paese che possa riprendersi, e per potersi riprendere bisogna prima di tutto restituire legalità e giustizia. Chiaramente i poteri forti ci sono coloro che hanno il potere finanziario in mano, e non nascondo che hanno cercato e ancora cercano in tanti modi, non solo come dire anche ordinari e anche politici, di tracciare un cammino che è quello di svelare qual è il corretto comportamento e il loro scorretto comportamento alla luce di questi dati che hanno tenuto in questi anni.